Bella raga dal vostro Zed Castle, bentornati o benvenuti alle video recensioni del Trono del Re qui sul nostro canale YouTube. Il fumetto di cui vi parlo oggi, wow, Adventure Man, Matt Fraction, Terry e Rachel Dodson, edito da Salda Press, boom! 42. Adventure Man Image Comics è uno di quei fumetti che riescono veramente a farti stare bene. È la storia che non stanca mai, essenzialmente, quella con le atmosfere avventurose, super action, iperdinamiche, che però riesce anche a fare un sacco di citazioni, omaggi a tanti mood diversi. È anche e soprattutto un fumetto disegnato in maniera eccelsa, grazie al talento di Terry Dodson, alle matite, ai colori e alle chine di Rachel Dodson, una coppia che assieme sono veramente una benedizione e puro piacere per gli occhi. Adventure Man è un prodotto un po' trasversale, è decisamente alla portata di tutti. È una storia d'avventura e azione che piacerà ai più giovani, piena di ritmo, cattivi bizzarri, combattimenti, ma rimbalza in maniera super efficace tra gli anni ruggenti della Golden Age, un po' supereroistica, un po' la Rocketeer, diciamo, e la nostra epoca con una scrittura solida, efficace, piena di dialoghi ben dosati, un cast di villain che richiama assolutamente alla mente ben più di qualche elemento alla Alan Moore, per dire, magari anche alla Jeff Miller, tanto per stare in autori anche più recenti. Tanto da far valere a Matt Fraction una nomination agli Eisner di quest'anno proprio come miglior scrittore. La narrazione parte dal passato, in cui conosceremo Adventure Man, ovvero l'eroe più forte di questa dimensione narrativa. Coraggioso, salvatore del pianeta, impegnato a sventare una vera e propria apocalisse ad opera di un misterioso, terribile, vagamente demoniaco Baron Bizarre. Adventure Man accompagnato dalla sua squadra, la sua personale lega degli straordinari gentleman, diciamo. Jim Royale, il gentleman, Lenny Langlois, il picchiatore della Bowery, Chagall, la strega scienziata super farmacologa, Akal, l'uomo senza tempo, Sally Sweet, la virago dell'aria e Fedra Phantom, la protettrice fantasma del burlesque. Oh, non so voi, ma già a questo punto una storia ha già la mia più completa attenzione. Arrivati al climax dello scontro, però, avviene qualcosa. Qualcosa che non dovrebbe normalmente succedere, perché l'eroe pare soccombere. E di solito non è così che vanno queste storie. Lo fa notare Tommy, il brillante figlio della protagonista Claire. Perché quello che abbiamo appena visto in realtà è un riferimento meta, ovvero è il libro che il giovane ragazzo sta leggendo. Adventure Man è un eroe letterario, decisamente fuori moda ma ancora accattivante. Claire, la madre di Tommy, fa parte di una famiglia molto vivace e numerosa, composta peraltro da tante sorelle. Claire ha perso l'udito in passato per un trauma e ora è costretta a utilizzare degli apparecchi acustici, ma rimane una donna dinamica, solare, dotata di un certo fascino. E la vita scorre serena fino ad una strana visita che la protagonista riceve all'interno del suo negozio di libri usati. Una strana donna, vestita in maniera molto strana, le consegna un libro, un misterioso tomo che sembra anche poco decifrabile, antico. Quando Claire lo porta a casa, Tommy si accorge che è una storia, una sorta di manuale di informazioni su Adventure Man e la sua squadra, e ne va fuori di testa. Ma da lì cominciano misteriosi avvenimenti, inspiegabili. E se la leggenda letteraria di Adventure Man non fosse solo questo? Se i poteri del grande eroe potessero in qualche maniera passare ad un nuovo ospite? Se vecchi nemici e vecchi amici e compagni fossero ancora in vita e in attesa di entrare in azione? Come potete intuire, Adventure Man è un fumetto molto veloce, dinamico, pieno di sorprese nonostante sia ancorato ad un cliché narrativo consolidato. È di facile lettura, ma questo non significa che sia banale, è una cosa molto importante. È ritmato, ma questo non vuol dire che finisca presto. Questo primo volume, peraltro, sono 176 pagine, in grande formato, quindi molto molto godibile. Insomma, ha tutto quello che serve per appassionare e fare il suo dovere, cioè entertainment puro al 100%, supportato da una componente estetica sbalorditiva. Perché? Perché Terry e Rachel Dodson sono a dir poco esplosivi. Vi perderete tra i disegni dimenticandovi a volte di leggere i balloon. Claire è spettacolare, viva, frizzante, è un personaggio veramente, veramente bellissimo e in qualche maniera, diciamo, parlante, tanto che i balloon a volte non serviranno, tanto è espressivo il personaggio e la caratterizzazione poi del volto e delle sue stesse emozioni. E poi anche tutti gli altri, con i cattivi che richiamano quell'immaginario filo nazista vicino a Hellboy, Indiana Jones, che fa sempre venire quella sana voglia di prenderli giustamente a calci nel culo.
tutto perfetto, colorato in maniera eccellente, con inquadrature perfette, silhouette di personaggi accattivanti, design azzeccati per enfatizzare ogni caratteristica dei vari character. È un fumetto d'altri tempi in realtà, ma moderno. È un fumetto classico ma con elementi narrativi assolutamente non ammuffiti. Diverte tanto ed è un piacere per gli occhi al punto che vi perderete anche solo a guardare la sketch gallery che c'è a fine volume, ok? Consacrando peraltro Terry Dodson all'artista di primaria grandezza. Il suo tratto ricorda un po' in qualche maniera quello di Adam Hughes, ma è decisamente più fumettoso rispetto al realismo più spiccato di Hughes. In ogni caso è un vero spettacolo, tra l'altro è un'edizione bellissima, guardate che belle queste lavorazioni, tutta con la vernice in rilievo su tutta la copertina, bello bello veramente, prendetelo, passerete un'ora in un mood meraviglioso fatto di leggerezza, avventura, azione come non vi capitava sicuramente da un po'. E finito il volume, la prima roba che direte sarà ancora. Perché sì, ne vorrete ancora. Edizione di Saldapress, 24,90€, Adventureman volume 1, la fine e tutto ciò che succede dopo. Parliamo di Matt Fraction, Terry Dodson e Rachel Dodson. Veramente un fumetto che non vi pentirete di aver acquistato. Ragazzi, come al solito, se vi è piaciuto il video vi prego di lasciare un like, un commento, una condivisione, di supportare il nostro lavoro iscrivendovi al canale e attivando la campanella per tutte quante le notifiche. Ci vediamo alla prossima, ciao da Zett!